Carissimi, adesso siamo a Medjugorje e come lo vedete sono scrivendo una lettera a Padre Pio. E scrivo una lettera perché un'amica mia ha fatto un aborto e lei si sente male e mi ha chiesto di intercedere per lei verso la Madre di Dio, la Regina della Pace, ma anche Padre Pio. Ecco, carissima, adesso ti voglio portare verso un segreto posto di Medjugorje che abbiamo costruito nel nostro giardino, perché è un posto di grande consolazione per te. Infatti l'aborto è un gran peccato, la Madre di Dio dice qui a Medjugorje è il più grande peccato perché è ammazzare un essere umano. Tu porti un vuoto, un buco, una frustrazione, un'assenza, diciamo, che ti fa proprio male nella coscienza, ma anche nel tuo cuore di mamma. Pensi a quel bambino, sappi che questo bambino non è morto, è vivo. Cosa aspetta da te? Semplice, che tu dai il tuo bambino a lei, dai il tuo bambino a lei. Consegni il tuo bambino a lei, lei lo aspetta. Coloro che hanno fatto l'aborto, sia il papà o la mamma, che avranno molto da soffrire nel futuro, è come una spina nel cuore di questa persona. Ha detto qui a Medjugorje un messaggio che quei bambini, i bambini che sono morti nel grembo, sono con me, ha detto. Dunque il tuo piccolo è con lei, rallegrati per lui. Lui è già a posto e prega per te, prega perché vede la tua situazione, vede questa ferita, questa spina nel tuo cuore di mamma e prega affinché tu possa avere la pace di Dio. Sei perdonata se ha fatto la bella confessione, sei perdonata, devi perdonare a te stesso anche questo per avere tutta la pace. Ci avviciniamo al presepe, entriamo nella stalla di Betlemme e cosa vediamo? Vediamo Giuseppe, vediamo Maria, vediamo il bambino Gesù. La Madonna non ti lascia andare via, da sola, vuota. Sai cosa ti ha preparato come regalo? Lei ti dà il suo bambino, il bambino Gesù stesso, Dio stesso, il piccolo bambino Gesù, il tuo Salvatore, il tuo Dio, il tuo amore, il tuo Creatore. Prendi questo bambino nelle tue braccia, mettilo contro il tuo cuore, coccolalo, abbraccialo, amalo, caressalo. Lui ha bisogno del caldo del tuo seno di mamma. Vedi come lui si mette contro il tuo cuore. Il, ci lascia abbracciare come un vero bambino. La Madonna te l'ha prestato. No, te l'ha dato. Dato veramente. È tuo adesso questo bambino. Prendilo, prendi cura di lui. Tutta la tua vita. Pensa a lui. Di che cosa potrebbe avere bisogno? Come ha sete, come ha fame, come vuole coccolare, essere coccolato nelle tue braccia. Amalo, carezzalo, è il tuo bambino, è il tuo Dio. Amalo, prendi cura di lui, carezzalo, tenilo, tienilo sempre con te. E lo farai felice. Sei la sua mamma. Sei la sua mamma davvero, sei la sua mamma e lui è il tuo bambino. Te l'ha dato la Madonna, è tuo, rallegrati.